Ciao a tutti, benvenuti sul canale. Io sono Irene, infermiera specializzata in allattamento e BCLC, consulente baby wearing, mamma di tre bimbe e oggi troviamo un format un pochino particolare perché non sono da sola. Per chi ovviamente già mi segue, generalmente sa appunto di cosa parliamo. Per chi non mi segue ancora, vi invito a iscrivervi e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. E nel frattempo, chi abbiamo dall'altra parte? Lascio la parola a Ilenia, così si presenta un pochettino e ci dice chi è. Ciao a tutti, grazie Irene dell'invito. Mi chiamo Ilenia, se non mi conoscete, sono un'ostetrica. Faccio l'ostetrica da ormai dal 2014 e ho lavorato in diversi contesti, prima in Italia, poi sono stata un po' volontaria anche in Africa e dal 2017 lavoro nei paesi anglosassoni. Ho lavorato prima in Irlanda e adesso lavoro in Regno Unito. E questo da qui viene proprio l'invito di Irene, perché vogliamo parlarvi e raccontarvi un po' di cosa succede nell'ambito ostetrico, nell'ambito della maternità qua nel Regno Unito, perché ovviamente abbiamo tantissime differenze con l'Italia, tantissimi pro e contro, non è tutto perfetto qua, non è tutto perfetto in Italia, però appunto perché non diffondere quelli che sono i punti un po' più salienti, quelli più forti, quelli da cui poi prendono spunto anche tutti gli altri paesi del mondo dell'Unione Europea, per migliorare un po' la situazione che è in Italia. Ci provo tantissimo anch'io nel mio canale YouTube, se qualcuno lo volesse vedere, mi trovate col nome e cognome Ilenia Mazzoli, in cui cerco davvero nei video di proprio il termine inglese di empower, di rafforzare le mamme, di farle capire che proprio sono loro al centro di queste decisioni e della loro care, della loro gravidanza. Quindi, se posso, Irene, inizierei con il dire che cosa succede nel Regno Unito quando una mamma è in attesa? Quindi ho il mio test di gravidanza positivo, cosa succede? Il primo punto di contatto qua è il medico di base, già una differenza. Famoso GP. General Practitioner, quindi vado dal mio GP e dico sono incinta e con lui facciamo un referral, quindi facciamo un modulo che mi permette di scegliere l'ospedale con cui voglio partorire. Questa è già un'altra differenza. Non si va nell'ospedale locale, non si va nell'ospedale più vicino, si va in quello che a me piace di più. E come lo scelgo? Lo scelgo per le facilities, per le offerte che ha. E a cosa mi riferisco? Qui si parla più semplicemente del modo del parto, come voglio partorire, come mi visiono questa nascita. Infatti, qui nel Regno Unito hanno il famoso NHS, il National Health System, che fa sì che le donne abbiano la libertà di scelta in questo sistema e possano partorire sia nel classico ospedale, nella classica sala parto, sia in casa maternità, che sono delle strutture adiacenti all'ospedale, quindi è un corridoio o al piano sotto o sullo stesso piano della sala parto, oppure con il parto in casa. Questo è tutto coperto dal sistema sanitario nazionale, le ostetriche che lavorano sia in casa maternità e in ospedale sono le stesse, quindi io stessa, a seconda di dove vengo assegnata durante il giorno, vado. E quindi di conseguenza si ha una care che, per care intendo una cura, una presa in carico che è molto più personalizzata, in cui è la donna al centro. È importante dire che le decisioni non sono irrevocabili, quindi se io decido al mio secondo trimestre che voglio fare un parto in casa, poi ovviamente succede qualcosa, c'è qualcosa durante la mia gravidanza, un diabete, una preeclampsia, ovviamente la care si sposta poi a seconda, quindi gira intorno alla donna, è questo che è importantissimo. Che è la differenza principale. E perché abbiamo queste scelte? Volevo specificare. Partiamo da un discorso diverso che secondo me in Italia non viene capito molto spesso. La gravidanza è una branca della medicina totalmente diversa da tutte le altre medicine, perché già abbiamo due individui innanzitutto invece che uno, quindi il curante, che sia l'ostetrica, il medico di base, il GP, ha due persone invece che una, quindi una decisione che viene fatta sulla mamma impatta immediatamente il bambino e viceversa. E questa già è una condizione unica in medicina. Due, la gravidanza è fisiologica. Quando abbiamo un test di gravidanza, spero che nessuno dica, oh mio Dio, devo andare dal medico, è pericolosissimo. Discorso biologico, è una cosa fisiologica, quindi non è come per esempio ho un appendicite, il percorso è abbastanza lineare. Voglio guarire, devo stare bene. Se non lo faccio, vado in setticemia, è molto probabile che ci siano degli esiti veramente negativi. Non succede in gravidanza, anche se insorgeranno delle complicazioni, partiamo da uno stato che è fisiologico. E questa è tutta lì la differenza. Trovo che qua questa differenza sia veramente inculcata nel pubblico, quindi nella popolazione e nell'ospedale.
è già un impatto diverso proprio trattare la mamma con una visione fisiologica, perché questo ti direziona in tutt'altre scelte. Trovi tu, Irene, che esatto. Sì, volevo, guarda, se mi permetti un minuto, volevo raccontare la mia esperienza. Chi mi segue da più tempo lo sa, chi è arrivato magari adesso, arriva recentemente. Io ho vissuto in Inghilterra 2 anni e ho avuto la mia prima gravidanza in Inghilterra. Il parto in realtà è stato in Italia. Io usate una serie di vicissitudini personali, mettiamola così, non mi dilungo. Però la cosa proprio che a me in realtà, posso dire anche molto ignorantemente ai tempi, mi aveva sconvolto. Io arrivavo con una mentalità molto italiana di cos'era la gravidanza. Per chi, insomma, ci sono diversi video qua sul mio canale, non è stata una gravidanza cercata, quindi non ero pronta da quel punto di vista, cioè non mi ero informata di niente, io ho fatto un test e ho detto oddio, e adesso? Cioè, la sonda, ero molto spaventata perché giustamente non avevo le informazioni, Lenia, informazioni che spero con questo video a tutte le mamme che vivono in Inghilterra e sono italiane, insomma, possano recuperare in questo senso. Quindi a me è sembrato stranissimo che il mio GP praticamente quasi quasi non mi ha visto, cioè nel senso sono andata, ma la prima ecografia è comunque dopo l'ottava settimana, giusto? In Italia entro, e già questo ti sconvolge abbastanza gli equilibri. Poi è l'ostetrica che ti segue fondamentalmente, tu il medico non lo vedrai potenzialmente mai, ok? Che io adesso so essere un assoluto pro e sono felicissima di questa cosa. Ai tempi ero sconvolta, oddio, non c'è il ginecologo, ero sconvolta perché non esisteva il pediatra di base, cioè capito, cose che dico, ma ok, hanno senso, sì, però lo dico adesso a posteriori dopo aver recuperato tante informazioni. Ai tempi la gravidanza nella mia testa non era un momento fisiologico, cioè per me è stato assurdo dover lavorare fino a 28 settimane, poi mi è venuta una colica renale, cara grazie, ok, basta. Però nel senso, in Italia cosa succede in ospedale? Che ti metti in malattia fondamentalmente a partire dalla 12ª settimana, gravidanza a rischio, cioè la gravidanza a rischio ce l'hanno praticamente tutti, a meno che non sei al secondo o al terzo figlio, che ti servono i soldi dello stipendio pieno e allora lavori fino alla fine, ok? Questa è la statistica, diciamo, nella maggioranza dei casi, non tutte sono così. Conosco colleghe infermiere, per esempio, veramente molto dedite al lavoro, che non hanno fatto una piega, massimo venivano spostate negli ambulatori, insomma, se erano in un ambiente a rischio. Ma io quello che ho percepito lavorando un ospedale NHS è stato proprio invece che la gravidanza era qualcosa di assolutamente fisiologico. Avevano l'accortezza, le sisters, che sono le caposala, di chiederti che turni volevi fare, cioè veramente una cosa molto gentile e accurata. Avevano solo quell'accortezza, cioè che ne so, io avevo tante nausee la mattina, quindi dicevo, preferisci lavorare a pomeriggio, cioè nel senso che rendi di più, o preferisci, io avevo una collega che preferiva fare le notti perché aveva altri 2 figli a casa, quindi smontava, li mandava a scuola, riusciva a riposarsi rispetto a fare altri turni, e lei ha fatto notti fino al giorno prima di partorire, e questa cosa lei stava benissimo. Parliamo ovviamente di gravidanze fisiologiche, come ci diceva Elenia, ma si parte dal presupposto che la gravidanza sarà fisiologica, no? Esatto, e già crederlo e veramente pensarlo fa sì che questo poi lo sia, perché se io parto con oddio, a 8 settimane sono a casa perché ho la gravidanza a rischio, il dottore mi ha detto di stare a casa, nella mia testa già parte il meccanismo di ok, c'è qualcosa che non va, sono in attesa, sono incinta, devo stare a letto, non devo fare niente. Questo non fa sì altro che poi scatenare una cascata di eventi che portano alla gravidanza stessa poi diventare a medio o ad alto rischio, volendo. Sì, quindi esatto, è un fattore di rischio in più, tantomeno, sì. È matematico, però sappiamo quanto per esempio è importante il movimento, no? Per mantenere un corpo in salute. Se io, oddio, non posso sollevare quello scatolone, non posso fare, cioè, certo, non, magari se sei abituata a fare kickboxing, magari non lo fai, ok, credo, quello magari no, però nel senso la vita normale di tutti i giorni, se sei una sportiva e vai a correre, credo che si possa continuare a correre serenamente, magari non farai una maratona proprio in quel periodo, però quello che è il normale funzionamento di un corpo sano va avanti serenamente.
Giustissimo. Sì, dico sempre non iniziare magari a fare attività che non ha mai fatto, chi non ha mai fatto niente perché dovresti iniziare a fare CrossFit in gravidanza. Però se continuo a fare esattamente quello che facevate prima perché è uno stato fisiologico e davvero vorrei, per il succo del discorso qua, vorrei cercare di far capire anche sia le mamme che sono le mamme italiane che sono in UK. Se posso, sono fortunatissime perché ovviamente si approcciano a un sistema che è diverso, molto diverso, che all'inizio spaventa, come è successo a te, dici, ok, nessuno mi Sono segue, ritratta uno. non sono seguita, esatto, però le ostetriche sono il vostro punto di contatto, ci sono, non solo quelle dell'ospedale, ci sono quelle della comunità, il vostro GP sicuramente ha l'ostetrica che ruota intorno alla practice, al medico, come si dice, alla clinica, ma anche in Italia vorrei buttare là. Cercate, informatevi, non andate per forza nell'ospedale che è a 5 km da voi perché chissà cosa succede. Cercate un po' nella vostra provincia, non dico che dovete andare ovviamente 3 regioni più in giù, però vedete cosa offrono gli ospedali, perché davvero cerchiamo di far capire che siamo noi che offriamo. Io mi sento onorata ogni volta che guardo una mamma in gravidanza, che davvero ho il permesso di entrare in questa sfera della coppia. Sono io che offro un servizio quasi che devo vendermi ma anche io da ostetrica ospedaliera, per la coppia. Andiamo dove c'è l'ospedale che offre un servizio migliore, parlo di strutture più nuove, personale che è più educato, più all'avanguardia, possibilità di fare un parto in acqua, possibilità di camere più grandi, singole. Cerchiamo un attimino, perché è solo così, mettendo in moto e facendo vedere che c'è più domanda per questo tipo di strutture, che poi il governo incentiverà questo tipo di strutture Esatto, per il e che gli futuro. altri cercheranno di cambiare per eguagliare, no? Cioè siamo noi Esattamente. che diamo il feedback di cosa ci sta bene e di cosa vogliamo. Finché partoriamo in un ospedale di fianco casa, che magari non è neanche certificato amico del bambino, ma perché siamo terrorizzate che sembra che ogni volta che si partorisca si debba morire, sia in fin di vita, è ovvio che l'approccio cambia. Tantissimo, tantissimo. E davvero non voglio passare che qua c'è tutto rose e fiori, ci sono anche qua ovviamente i problemi, però davvero anche le mamme che poi hanno una complicazione, che diventano medico ad alto rischio, poi hanno gli stessi diritti delle mamme a basso rischio. Non è perché c'è un diabete gestazionale o c'è una preeclampsia, allora assolutamente devi stare a letto, monitorata, attaccata a 10.000 cavi. Comunque si parte da una gravidanza fisiologica e lo stato di una mamma che generalmente è in salute. Poi sono successe altre cose, ma questo non vuol dire che poi non ci possa essere un'esperienza positiva di gravidanza, di nascita. L'una Esatto. non toglie l'altra, secondo me. No, no. E da ostetrica, che io stessa mi sono laureata in Italia, queste cose non vengono insegnate, quindi di conseguenza le ostetriche che lavorano in Italia, magari no, se non si sono formate da per loro, se non hanno fatto altre cose extra, non ce l'hanno questo concetto. Quindi fatelo voi, mamme, ditelo, ditelo, fatevi sentire, alzate le voci gentilmente, ovviamente, però il cambiamento parte anche da voi. Parte da noi mamme parte. Perché siamo noi che dobbiamo prendere in mano la situazione, è la nostra gravidanza, il nostro parto, il nostro bambino. E sono esattamente sono le cose che dico rispetto all'allattamento, sempre le mie mamme lo sanno, non arriviamo in ospedale e dobbiamo aspettarci che è l'ostetrica o l'infermiera che ci attacca il bambino al seno, è tuo figlio, te lo attacchi tu, non te lo attacca qualcun altro. Cioè, poi che ci debba essere supporto competente, eccetera, beh, non divago perché non finiamo più, però assolutamente sì. Ascolta, Elenia, ci dicevi appunto che, cioè, da quello che mi dici, mi arriva forte il messaggio che è la mamma al centro di tutto, no? Giusto, sì, c'è questa care che viene chiamata Women Centered Care, ovvero una cura, una presa in carico che è al centro alla mamma, e la mamma come intendo anche come diade familiare o chiunque sia i membri della famiglia ovviamente, e i professionisti sanitari che girano intorno a lei. Questo appunto fa sì che alla mamma vengono date delle scelte, ovviamente, non è che io arrivo e dico ok, voglio fare questo, ovviamente c'è un contesto delle cose, però c'è la scelta e vengono date delle opzioni e a seconda del caso si dice ok, queste sono le tue opzioni, quale ti piacerebbe più fare? Cosa posso fare io per venirti incontro per far sì che tu vada a casa tranquilla e che questa sia un'esperienza positiva? E davvero questo fa la differenza del mondo. Ricordiamoci, un parto perfetto non è il parto vaginale.
magari per te, Irene, è il parto cesareo programmato, perché hai avuto un trauma la volta scorsa, quindi questa volta puoi fare così. Oppure è un parto con un epidurale, perché il parto precedente hai avuto 3 giorni di travaglio e non lo puoi più rifare. La visione aperta di avere opzioni è anche questa. Un parto che per me è perfetto, magari non lo è per te, ma chi sono io, ostetrica, per potermi permettere di dire che quello va bene per te e devi fare quello? Sei tu, mamma, al centro della care, e io che faccio il possibile perché questa sia una memoria felice. E questo fa un impatto sul bambino, tantissimo, e sul bambino come adulto poi, e sulle generazioni future. Creiamo anche, lo so, forse sono un po' esagerata, però ho questa visione olistica anche. No, guarda, Ilenia, non più tardi, cioè non 2 giorni fa, stavo seguendo proprio delle storie di una cara amica, Sara Baggetta, che è una psicologa per il Natale, e spiegava il fatto che i bambini ricordano, almeno per i primi 2 o 3 anni di vita, com'era la vita all'interno della pancia della mamma, e figuriamoci cosa possono ricordare del parto. Cioè, se ricordano la vita all'interno, fate questa prova. Se i vostri bimbi hanno tra 2 e 3 anni e hanno una buona dialettica, mia figlia non parla nulla, quindi non mi ha detto niente, però per esempio mia nipote sì, hanno la stessa età, quindi se i vostri bimbi hanno questa età, chiedeteli com'era all'interno della pancia della mamma e vedete che vi risponderanno. Magari il parto non riescono a descrivervelo, però se si stanno ricordando com'era la vita all'interno, si ricordano anche il parto. E questo io lo dico sempre, da consulente baby wearing e da consulente dell'allattamento, questo ha un impatto. Cioè io vedo le conseguenze di un parto traumatico sui bambini, assolutamente. Assolutamente sì. Sono d'accordissimo, e ovviamente, come sai, siamo personale medico, noi abbiamo sempre bisogno di evidenze scientifiche alla base per poter dire una cosa, ma quante volte poi nella storia abbiamo visto delle cose avvenire che poi sono state provate, rafforzate da evidenze scientifiche nel futuro, e questa sono sicura, già c'è un po' di evidenza, ma sono sicura che ne sarà, lo sarà poi in futuro. Dobbiamo far nascere i cittadini del domani. Il lavoro parte dalla gravidanza, dalla sala parto. Io stessa in sala parto, io ostetrica, quando c'è un bellissimo parto rispettato, sento le onde, i flussi dell'ossitocina nella stanza. Pensate a un bambino che lo riceve attraverso lo stesso sangue dal cordone ombelicale, quanto può essere l'impatto. Quindi partiamo da lì davvero, per poi migliorare gli adulti del futuro, i futuri padri, i futuri uomini, le future donne, perché poi avrà un impatto positivo sulla nostra generazione, sono sicura. Sì. Grazie Ilenia, io direi che per oggi è tutto, sono felicissima, quindi Ilenia la trovate sia su Instagram che su YouTube, sempre video stra interessanti, ragazzi, tra l'altro per chi magari non parla italiano, arriva qua per caso o altro, fa anche dei bellissimi video in inglese, quindi international. Detto questo, nell'info box vi lascio tutti i suoi contatti, ma attenzione, perché settimana prossima ci ritroviamo qua e parliamo di consenso informato, quindi chiudiamo un po' il cerchio di questo discorso che abbiamo iniziato, perché è importantissimo sapere che siamo noi a decidere, ma come facciamo e perché, tra virgolette. Grazie Irene, alla prossima. Alla prossima, ciao.